La terra, dal campo alla tavola, a cura di Sandro Capitani. Coltivando il futuro. Storie di giovani che guardano al domani. E la nostra rubrica dedicata ai giovani che investono il loro talento sulla terra ci porta nelle campagne del Cuneese, a Revello per la precisione, dove c'è Alex Brondino, 23 anni, beato lui. Alex, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie della disponibilità. Grazie a te per essere con noi. Allora, che lavoro, che impegno porti avanti lì nelle terre del Cuneese? Allora, in seguito alla mia maturità nel 2008 in campo agrario ho costituito un'azienda frutticola, nata anch'essa nel 2008, che si occupa della produzione di piccoli frutti e frutti maggiori in modo integrato e sostenibile. Che tipo di frutta, Alex? Frutta maggiore, pesche, mele, kiwi, e piccoli frutti, mirtilli, e fragole e lamponi anche. Un'azienda di famiglia? Sì, familiare. Tu non hai avuto dubbi nel prendere in mano, comunque nel portare avanti questo impegno? Sicuramente, avendo anche la passione, quello che porta avanti il nostro settore, diciamo. Certo, è un lavoro che funziona, sei soddisfatto anche dal punto di vista economico? Sicuramente, ci sono dei punti di forza e dei punti deboli. I punti di forza sicuramente è di essere giovane, quindi di avere un riguardo per le innovazioni e le novità del settore, quindi ci dedichiamo a provare tutto e di tutto per far sì che il nostro settore vada meglio. Un altro punto di forza è sicuramente di essere socio di una cooperativa. Grazie a lei siamo molto soddisfatti del nostro tornaconto, anche ringraziando l'ufficio marketing e pubblicità che si occupa eccellentemente della promozione del nostro prodotto. Quello è sempre fondamentale. Abbiamo ascoltato poco fa nell'intervista con Maurizio Garditi l'importanza del mondo della cooperazione per portare avanti la nostra agricoltura. Ecco Alex, hai mai avuto qualche dubbio in questa tua scelta di lavorare sulla terra? No, perché come precisavo prima, provenendo da una famiglia di agricoltori, è stata una scelta facile e consapevole, direi anche. Ecco, i giovani devono coltivare i sogni, devono avere dei sogni. Qual è il tuo sogno? Cosa speri veramente di fare in agricoltura? Sicuramente che il nuovo governo abbia un occhio di riguardo per i giovani e che porti avanti una leva di giovani capaci a coltivare e molto, molto esperta nel settore. E allora grazie Alex Brondino, buon lavoro, grazie. Arrivederci, grazie.